Mi servirebbe sapere se l'altra notte quando hai detto che sei stata tanto bene eri sincero oppure hai avuto solamente una parentesi di un'ora pure scarsa. Cosa pensi di Antonio Maggio? Cosa penso? Che è bello, sorridente, bravo e che è giusto che abbia vinto Sanremo. Lui se lo meritava quest'anno. Quest'anno era secondo me proprio il fiore all'occhiello di Sanremo, giovani e non solo. Ecco, mi servirebbe anche sapere se magari con Antonio Maggio un giorno cioè, l'hai sognato mentre ha vinto? Lo sogni come un tuo ragazzo, un tuo ipotetico ragazzo? No, come mio ipotetico ragazzo no, mamma, perché non li vedo mai gli artisti come i miei ipotetici ragazzi, però sono contenta quando sono bravi, belli, insomma sono completi, ecco. Mi servirebbe saperlo quanto prima e farmi male, tanto male, farmi male, farmi male, tanto male, farmi male, farmi male, tanto male, farmi male, farmi male, farmi male, tanto male, farmi male, farmi male, farmi male, tanto poro, 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 poro. Mi servirebbe sapere la strategia per aggirare tutte quante le barriere, o quale sia la strada giusta per giustificare il male. Siamo con la Vale, speaker radiofonica, e quindi adesso la Vale ci potrà dire cosa pensa di Antonio Maggio. Io penso che sia un ragazzo in gamba, noi in radio lo passiamo praticamente circa 100 volte al giorno, spingiamo ovviamente gli artisti salentini perché è giusto che sia così, lo facciamo con Alessandra Amoroso, con Emma Marrone, ora lo facciamo con Antonio Maggio che è proprio il personaggio di punta del momento. Bene, quando ascolti la sua canzone cosa provi? Perché sento che molti si rallegrano, molti si caricano, tu invece cosa fai? Sai cosa faccio? Poro, po, po, poro, po, po, poro, po, po, po. Mi servirebbe sapere la strategia per aggirare tutte quante le barriere, o quale sia la strada giusta per giustificare il male, d'alleviare. Cosa pensi di Antonio Maggio? Allora, Antonio Maggio innanzitutto è un caro amico, è bravissimo e sono contentissima che abbia vinto Sanremo Giovani perché se lo merita. E durante la presentazione del disco, nonostante tutto, abbiamo incontrato anche Simone Perrone, che ha collaborato insieme ad Antonio Maggio nella stesura di alcuni testi, giusto? Sì, oltre che testi anche nelle musiche di Parigi e Doretta Mia. Ecco, allora, queste altre canzoni che ancora noi non conosciamo, perché non le conosco, io conosco soltanto, lo dico, sono un italiano medio e quindi conosco, mi servirebbe sapere. Queste altre canzoni di cosa parlano? Di sesso, come sempre. Sempre di sesso, ma com'è che parlano sempre di sesso questi cantanti di oggi? Amore e sesso. Meglio amore o meglio il sesso? Dipende dai punti di vista, dipende dalle situazioni. Farmi male, farmi male, tanto ma... Farmi male, farmi male, farmi male, tanto male, farmi male... Parapapapa. E beh, visto che la canzone sta avendo tanto successo, mi servirebbe sapere, sono nate anche già le cover di questa canzone, giusto? Infatti abbiamo deciso noi, Dora Meccanica, di fare la cover di Antonio Maggio, però stile Antonio Maggio. Ecco, qui, questa sera, proprio durante la presentazione di questo disco a Lecce, noi facciamo già la cover. Bene, Dora Meccanica con Mi servirebbe sapere. L'influenza fa cambiare le mie fantasie, le modifica e poi ridi il modello d'arte, non sono stato mai, e qui mi fermo, capace di decidere cosa è giusto sia e cosa definire male. Bom 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 bom. Poro po po poro po po po. Ah, po poro po po poro po po poro po po po. Servirebbe sapere. E adesso mi servirebbe sapere da Marco Guacci cosa pensa di Antonio Maggio. Allora, io ho votato i Blastema quando ho visto Sanremo, per cui chi è questo Antonio Maggio? Ma chi è Antonio Maggio? Boh. Non ho mai sentito. No, in realtà è innanzitutto un grande amico, una persona che abbiamo seguito da vicino perché comunque è un nostro conterraneo, un nostro concittadino, un ragazzo che si è sempre impegnato in quello che ha fatto e quindi, come tra l'altro diceva anche prima, davanti ai suoi fan, tutti insomma conquistati con il giusto impegno. Ecco, lui non ha mai mollato, quindi la carta vincente di Antonio secondo me è che ci ha creduto fino in fondo e non è facile secondo me. Ecco, cosa provi quando ascolti questa canzone? Perché molti si caricano, molti si rallegrano, tu invece cosa fai? Vedo Antonio nella sua solarità,
nella sua ironia, una canzone molto ironica. Poi credo che abbia premiato anche sul palco di Sanremo l'interpretazione, no? Quindi la gestualità, la mimica. E quest'oggi siamo da Yuma, abbiamo il proprietario, l'amico Maurizio Macri. Ciao Macri. Ciao, come va? Tutto bene? Benissimo, benissimo. Ti ho visto presissimo nell'intervistare Antonio, anzi gasatissimo devo dire. Ma Antonio è sempre un personaggio, poi ci si diverte tanto con lui, ci conosciamo dalla vita, quindi è bello rincontrarlo famoso più di prima, perché è sempre una cosa meravigliosa vincere anche la più piccola manifestazione, poi vinci quella di Sanremo, no? A Sanremo lui ha ampiamente meritato di vincere e poi è uno dei nostri, è salentino, quindi non possiamo che supportarlo in tutto e per tutto. L'influenza fa cambiare le mie fantasie, le modifica e poi le rimodella d'arte. Non sono stato mai capace di decidere cosa meglio sia e cosa definire male. Mi servirebbe sapere se l'altra notte quando hai detto che sei stata tanto bene eri sincera oppure hai avuto solamente una parentesi di un'ora, neppure scarsa. E non mi va di privarmi della calma e farmi male, farmi male, farmi male, tanto male, farmi male, farmi male, farmi male, tanto male. Faccio lo schiaffo, vai.